Ciao, benvenuto nel vlog del nostro viaggio in Egitto. Questa è la terza e ultima parte del vlog. Se vuoi vedere le prime due, trovi il link nell'info box. Oggi questo gruppo di appassionati lettori si è diretto verso Alessandria d'Egitto. La prima tappa è stato il parco archeologico che la nostra guida ci ha spiegato in tutta la sua bellezza. Al centro si erge la colonna di Pompeo in granito rosso, alta ben 29 metri. Dopo aver pranzato in un ottimo ristorante in riva al mare, ci siamo spostati verso la Biblioteca Alessandrina. Sognavo di visitare questo luogo da tutta la vita e le aspettative non sono state disattese. Guardate che meraviglia! Thank you.
Infine abbiamo visitato la Cittadella, una fortezza difensiva sulla costa del Mar Mediterraneo, costruita dal sultano nel XV secolo. Cosa usavano questo buco così gigante? Ci mettevano qui l'olio bollente, lo mettevano addosso le persone. Ma a chi? Ai nemici o agli amici? Gli amici. Agli amici? No, non gli amici. I nemici. I nemici. Gli amici, poveretti, se no... Okay. Gli ha dato il gelato mentre era al telefono mentre guidava. Dallelo. Ce l'ha. Ok, pronti? Uno. È fluo. Quindi ora ha fatto. No, le salse egiziane le ho già, è vero. Sì, è vero amore, faccio anche la tessera. Perché se vado a pagliare delle pitture, la vita. Per il nostro ultimo giorno in Egitto abbiamo deciso di tornare nel quartiere copto del Cairo per visitare altre chiese e musei. Siamo andati a visitare un'altra moschea, meno turistica, per vivere l'esperienza in maniera più profonda. E ci hanno fatto indossare anche delle lunghe gonne oltre al velo. Sì.
Infine, per la nostra ultima sera in Egitto, abbiamo fatto una piccola crociera sul Nilo, cena e danza del ventre. Buongiorno.